Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Bruno Zweck, che è il direttore dell'Accademia Nautica dell'Adriatico. Grazie. Buona Zweck, giornata, grazie a voi come sempre. Tornato nei nostri studi. Allora, noi credo due settimane fa, se non mi sbaglio, parlavamo dell'altro ITS. Diciamo sul territorio triestino. Adesso io non vorrei fare confusione, mi pare che poi ce ne sia uno a livello regionale, no? Se non mi sbaglio, a Pordenone. Quanti sono in regione? Gli ITS sono a Trieste, Noi e il Volta, okay, ecco. E a Udine il Magnani e poi a Pordenone l'Alto Adriatico. A quattro ce ne sono? Quattro. Ok, perfetto. Quattro fondazioni. Come era venuta fuori dalla conversazione che avevamo appunto avuto un paio di settimane fa, l'idea che forse c'è ancora da lavorare per far conoscere meglio gli ITS. C'è ancora molto da lavorare, appena da, diciamo, da un anno è partita un po' una campagna in concomitanza con il finanziamento, peraltro molto importante, del PNRR, ma ancora non c'è la consapevolezza, devo dire, neanche nelle scuole. Ci sono ancora docenti che non sanno che esiste questa opportunità, che non è un'alternativa ad altre scelte, è una scelta mirata che ti porta in corsi di 2 anni o di 3 anni, come i corsi più ufficiali, ti porta a un'attività lavorativa specializzata di grande soddisfazione e anche di grande riconoscimento, non soltanto come possibile progressione di carriera, ma anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo un tasso del 98% di occupati. Questo è il dato. Questi sono dati ufficiali del Ministero. Come si struttura poi l'anno, l'anno accademico, come viene chiamato? Sì, diciamo l'anno formativo. L'anno formativo, ecco. che è meno pomposo, ma a me piace di più ovviamente l'anno accademico. È strutturato su 2 anni o su 3 anni, i corsi biennali sono di 1800-2000 ore, di cui 800 sono in stage presso le aziende partner di Accademia, mentre per quanto riguarda i corsi mare c'è un anno di imbarco per ufficiali di macchine di coperta, sempre su compagnie socie di partner di Accademia. La casistica che abbiamo è che, insomma, alla fine scelgono le ragazze e i ragazzi dove andare, anche perché è cambiato un po' il paradigma. Mentre una volta le aziende erano un'opportunità per ragazze e ragazzi, oggi sono le ragazze e i ragazzi l'opportunità per le aziende, perché c'è una scarsità ovviamente di profili specializzati e anche non specializzati, c'è un calo demografico che soltanto chi voleva negare per il gusto di negare poteva farlo, e io credo che noi tra 5-10 anni anche in questa regione avremo un forte rischio di default, perché non avrai persone, come dire, in grado di far funzionare il sistema. Sì, sì. E come modificate, per esempio, non so, immagino i piani di studi non rimangono sempre gli stessi, cioè dovete per forza di cose ora, cioè, nel senso, da un lato rapportarvi con le aziende, ma dall'altro credo avere quella capacità che gli inglesi, io uso spesso questo termine perché non trovo un corrispettivo egualmente efficace nella lingua italiana. Dovete essere anche dei visionari, cioè immaginare un futuro che è alla portata, ma che forse ha necessità di un guizzo in più per capire dove possa arrivare. Sì, allora noi ci avvaliamo da una parte di quelle che è l'esperienza delle aziende e dei cambiamenti in atto nella realtà produttiva. Abbiamo anche tutta una serie di studi, non soltanto riviste che sono abbonati, ma anche studi che finanziamo noi, per capire quello che può essere il mutamento del mercato del lavoro nei prossimi anni. Per quello che si può sapere, c'è qualcuno che dice che le professioni che ci saranno tra 40 anni, metà, ancora non li conosciamo, poi quello che interverrà in virtù dell'intelligenza artificiale. Però noi
quando esce l'avviso della regione, ogni anno noi progettiamo anche i corsi consolidati, li progettiamo ex novo, secondo quelle che sono le novità, quelle che sono le esigenze e quello che noi vediamo, quindi è tutto quanto molto mirato. Abbiamo una quota di insegnanti di scuola superiore e universitaria molto, molto valida, sono il nostro vero valore aggiunto assieme ai ragazzi, e poi il 70% proviene dal mondo del lavoro, quindi persone che portano professionalità che oggi servono e che in tantissime realtà stanno guardando anche al futuro. Poi devo dirvi che può capitare anche che aziende di piccole dimensioni non siano in grado di orientarsi e di progettare e di proiettare se medesimi rispetto ai prossimi anni, e da questo punto di vista, come è previsto anche secondo la normativa, noi fungiamo da facilitatori per immaginare nuove esigenze e nuovi bisogni che possono avere. Da quanto tempo esiste l'Accademia? L'Accademia è nata il 29 settembre del 2015. Quindi noi il prossimo anno fate 10, e sarete tutti invitati, immaginiamo un momento di ritrovo comune con tutti quanti i ragazzi che sono passati da noi, con i partner, gli insegnanti, le istituzioni e anche la stampa, che devo dire la verità non è stata assolutamente secondaria nel sostenere l'impresa, perché da soli... Si può già vedere com'è cambiato l'approccio in questi e dell'Accademia e nei confronti dell'Accademia in questi 10 anni, in questi 9 anni? Beh, devo dire che noi siamo riconosciuti, ancorché nella nicchia che conosce gli istituti tecnologici superiori, siamo riconosciuti qui, ma devo dire, questo mi dà un particolare orgoglio, perché prima di venire qui guardavo i dati, noi a oggi abbiamo 155 iscritti su 260 posti che avremo disponibili, e di questi metà vengono da fuori regione. Okay. Perché evidentemente vi è riconosciuta che la particolarità nostra nell'ambito della mobilità sostenibile è importante, è un po' da tutta Italia. E quindi sì, stiamo pensando anche di implementare il comune stamattina il campus, perché c'è questa esigenza. Devo dirvi che è una cosa che per noi, noi come sistema regione, è anche importante, perché tante di queste ragazze e ragazzi che sono venuti a studiare qui, poi hanno trovato anche lavoro qui e si sono anche fermati qui, quindi non è che grazie all'Accademia si inverte il trend demografico, però insomma è un mattoncino lungo una strada, perché poi la qualità della vita qui, insomma, è inutile raccontarsi, è diversa da altre parti, si sta bene, e in più c'è la necessità di ricoprire ruoli anche strategici nelle aziende, perché non si trova... Mi sembra, discutevamo prima di andare in onda, avete anche in programma una forte collaborazione con i tedeschi della Lidl, se non sì. Allora, noi quest'anno abbiamo immaginato di partire con 2 corsi per ufficiali di macchina di coperta, 2 corsi di logistica, perché c'è una richiesta enorme, un corso di progettisti navali, un corso di cyber security in ambito marittimo portuale, un corso di macchinisti ferroviari, che c'è una richiesta non indifferente. Poi la novità, vediamo se ci riesce, ma abbiamo il patrocinio della Federazione Italiana Vela Nazionale, del presidente Torre, che voglio ringraziare anche qui, che sponsorizza la creazione di un corso per mastro velaio, sailmaker, non di vele ovviamente, quelle che adoperiamo io e te, ma di vele, sì, quelle... tipo Luna Rossa, con una proiezione in ambito nazionale. Abbiamo visto alcune velerie, non soltanto quelle allocate in regione, ma sono andato a Genova, sono andato in Lazio, quindi insomma c'è questo interesse. E poi abbiamo avuto modo di contattare, siamo stati anzi contattati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per conto di Lidl, che è un'azienda tedesca, e per fare un esperimento c'è partire un corso dedicato soltanto a Lidl con il sistema duale tedesco, che è una cosa particolare che noi in qualche modo chiediamo, ma non è la stessa cosa, per cui i ragazzi fanno una settimana al mese in Accademia, 3 settimane in azienda. La cosa interessante è che, come si utilizza questa normativa in Germania, i ragazzi e le ragazze vengono assunti
come apprendisti da lead dal primo giorno in cui entrano in accademia. Quindi c'è un'espansione di questa realtà notevole, sono 750 punti vendita in Italia, quindi è una roba. Hanno bisogni non indifferenti, devo dire che stiamo lavorando molto bene, quindi in ipotesi noi abbiamo la capienza per 9 corsi, non so se partiremo con 9, però quella è la capienza. Le scadenze sono… Ecco, volevo arrivare anche a questo. Per i corsi mare la scadenza è il 5 di settembre, mentre per tutti gli altri corsi è il 12 di settembre. Siccome c'è stato un rallentamento estivo e abbiamo ancora qualche posto, qualche decina di posti, quindi credo che potrebbe anche esserci una proroga a fine settembre. Insomma, al momento il 12 è il termine. Ed è tutto poi, immagino, sul sito accademianautica.it, c'è tutto e anche di più. Poi possono telefonare o, come tanti fanno, venire da noi. Allora, c'è un discorso che so a Bruno Zweck interessa molto, ed è proprio un discorso che riguarda le nuove generazioni, no? Cioè, mettiamola così come domanda, così è più semplice. Quale generazione esce dalle superiori? Allora, c'è ancora chi paga, adesso l'abbiamo archiviato perché pare che sia un'esperienza finita e conclusa, ma l'esperienza del biennio di Covid è stata un'esperienza per i ragazzi molto, molto pesante, con grandi deprivazioni. In più c'è un mondo in cui non ci sono modelli valoriali a cui i giovani possono fare riferimento. Noi li vediamo spesso disattenti, ma non sono disattenti, evitano, per i motivi più vari, tranne qualche caso, di mettersi direttamente in conflitto, cioè non contestano l'autorità. Però se stai a sentire alcuni ragionamenti che fanno, il giudizio che danno su noi adulti e sul mondo che lasciamo è un giudizio spesso senza appello. Sì, 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 sì. In più, come dire, potranno avere tutte quante le colpe del mondo. Io quando sento gli adulti boffonchiare, brontolare contro i ragazzi perché ai miei tempi, allora diciamo che l'unica responsabilità che non possono avere è questo contesto geopolitico che noi lasciamo in eredità, come lasciamo in eredità un debito pubblico non banale che sarà sulle spalle loro. Prego. Allora, immaginare che questi a 19-20 anni debbano avere tutto il senso di responsabilità che spesso e purtroppo manca a noi adulti in tutti quanti i ruoli che interpretiamo, a me pare un'idea bislacca da una parte e vigliacca anche dall'altra, perché è assolutoria, mentre dovremmo cercare di dare loro tutti gli strumenti possibili e immaginabili, anche perché non è che non abbiano competenze, hanno competenze diverse di quelle che avevamo noi due, per esempio quando li vedi scrivere, tranne qualche caso, è un insieme che neanche i geroglifici, ma perché ormai è tutto quanto online, è tutto quanto veicolato per altre vie. E quando sento qualcuno che si lamenta, son preda dei social, beh, ma insomma, c'è un'induzione potente a utilizzare i social e vivere quella quasi come una second life. Ti ricordi quel programma? Ecco, che danni non pochi ne ha fatti. E quindi, insomma, sì, io credo che, penso sia banale dire che sono il bene più prezioso che abbiamo, non soltanto come proiezione nostra per l'eternità, ma proprio per la sostenibilità del pianeta. E invece volevo affrontare ancora, abbiamo un po' di tempo, 2 minuti e mezzo, anche un altro argomento, e devo dire la verità, formulo la domanda al momento in cui mi viene, per cui non l'ho preparata prima, del resto io raramente preparo prima nello specifico le domande. Per esempio, tutta la vicenda Biden, no? Io non la voglio affrontare dal punto di vista della politica estera, però che cosa ci insegna per quanto concerne, diciamo, proprio la terza età? Cioè, noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti in difficoltà più o meno palesi, che viene portato avanti fino a sotto la convention, e poi gli viene detto: guarda, non servi più, eccetera. Che cosa si dice di chi, appunto, magari viene
indotto a ricoprire determinati ruoli ad una certa età? Adesso non c'è il tempo e poi non ho dimestichezza di prima mano con quella materia, però insomma che lì ci siano interessi alle spalle non banali, e dimostrati anche che quando evidentemente quegli interessi erano a rischio, la campagna per la Camera Harris in una settimana ha tirato su 400 milioni di dollari. Sì, quindi, sì, insomma. Dopodiché c'è quest'idea che abbiamo noi anziani, quindi faccio autocritica anch'io, di sentirsi sempre indispensabili, e anche quelli che abbiamo vicino a noi reputiamo che sì, sono bravi, ma non sono mai pronti. Quindi c'è un sistema, è vero poi che i 60 anni di oggi o i miei 70 differenze non sono quelli di 50 anni fa, tante cose sono cambiate. Forse sarebbe anche bene che le nuove generazioni sgomitassero un po', perché nulla viene regalato ed è anche giusto così. Sì. Io credo che nell'attività lavorativa, nello studio, in politica, insomma dappertutto, c'è bisogno che uno si imponga con certamente capacità, ma anche avendo a disposizione gli strumenti, perché col sistema delle cooptazioni non si va da nessuna parte. Però è un problema, siamo un po' gerontocratici. In America poi è clamoroso, uno che non stava in piedi, quell'altro che poi non si sa più come definire, e pensiamo il paese più potente militarmente, più potente tecnologicamente, pochi riflettono sul fatto che energicamente è autosufficiente. Sì, quindi... Quindi quello è il quadro che si prospetta. Vediamo se si scardina. Non per dire mai comune mezzo gaudio, ma insomma, in Europa invece si è un po' svecchiata, paradossalmente. Allora, grazie a Bruno Svec per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, parlate bene di noi. E ricordatevi soprattutto che sul sito dell'Accademia Nautica dell'Adriatico.it trovate tutto. C'è tutto quanto. Grazie, buon lavoro, e adesso andiamo un po' in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Il caldo tropicale torna a farsi sentire sulla costa, riportando le temperature a 5 gradi oltre la media. E domani a Trieste sarà bollino rosso. Torna il caldo da bollino rosso a Trieste e domani sarà la giornata più critica, con temperature di oltre 5 gradi rispetto alla norma. Già oggi invece il capoluogo della regione è da bollino arancione. Questo in base ai dati diramati dal Ministero della Salute. Dopo un breve periodo di refrigerio, la colonnina di mercurio torna a salire. Un colpo di coda d'estate torrida dato dal rafforzamento dell'anticiclone subtropicale, che garantisce le condizioni atmosferiche relativamente stabili e calde in aumento verso il fine settimana. Anche se una circolazione depressionaria sul Mediterraneo orientale farà ancora fluire in quota correnti più umide, che potranno favorire il sorgere di temporali e piogge sparse. A essere alte soprattutto le temperature minime, che toccheranno i 27 gradi, mentre le massime da domani riprenderanno a salire fino a 33, 34 e 35 gradi. Sulla costa, fino al fine settimana, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con venti a regime di brezza. Per sopportare al meglio il caldo e l'afa, i consigli sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto per persone anziane, bambini piccoli e altri soggetti fragili, non praticare sport ad alta intensità all'aperto e mantenersi ben idratati, evitare l'uso di alcol e caffè e prediligere un'alimentazione leggera con frutta e verdura. Vard, la società controllata norvegese del gruppo Fincantieri, che progetta e realizza navi speciali, costruirà una seconda unità a propulsione ibrida per l'armatore norvegese che opera sul mercato oil and gas delle energie rinnovabili Island Offshore. Il nuovo accordo appena siglato esercita un'opzione per una di queste navi e l'opzione per due unità gemelle annunciate con Island Offshore nel maggio del 2024. La nuova unità, la cui consegna è prevista per il primo trimestre del 2027, sarà basata sul progetto Vard 325, sviluppato in stretta collaborazione con l'armatore. La nave sarà adattata per supportare una vasta gamma di operazioni sottomarine, tra cui ispezione, manutenzione e
riparazione, posa di tubi, costruzione di infrastrutture sottomarine, installazione e supporto alle immersioni. Sarà lunga 120 metri, larga 25, dotata di una gru sottomarina offshore da 250 tonnellate con compensazione attiva e potrà ospitare 130 persone in strutture di alto livello per l'equipaggio e i clienti. La nave sarà inoltre dotata di un sistema di stoccaggio di energia da 1,7 MW per la propulsione ibrida ed è un sistema di recupero del calore per maggiore efficienza energetica, nonché predisposta per combustibili alternative a basse emissioni. Sarà dotata di due sistemi di lancio e recupero per operazioni con ROV e predisposta per l'utilizzo con una passerella walk-to-walk, utili per esempio posa di cavi e scavo di trincee. Tra Vard e Island Offshore c'è una solida partnership. Vard ha già consegnato 41 navi al gruppo norvegese. Stamani, nella sede di Santa Croce, il gruppo di volontari della Protezione Civile Comunale ha fatto il punto sull'attività della sezione triestina, puntando molto sulla formazione dei volontari, requisito sempre più necessario. L'intervento più recente questa notte, un incendio in zona Altura. Il gruppo comunale volontario della Protezione Civile Antincendio Boschivo di Trieste stamani un po' si è raccontato all'esterno della sede di Santa Croce. 45 persone che mettono davvero a disposizione a titolo gratuito energie e tempo libero per la collettività. Un gruppo che tra l'altro nel 2024 ha avuto 11 nuovi ingressi, questo chiaramente ha comportato tutta una serie di attenzione alla formazione di queste nuove persone e un gruppo formato per più del 40% da giovani under 35, che è davvero un bel segnale e importante che anche i ragazzi facciano parte di questo gruppo e capiscano quanto è importante mettersi a disposizione della collettività. Il gruppo è sorto nel 1984, allora l'attività riguardava principalmente gli incendi boschivi. Nel corso degli anni essa si è andata gradualmente espandendo fino ad arrivare all'impegno massiccio nel corso degli incendi del 2022. Con gli anni il gruppo si è andato specializzando nel montaggio dei campi, è stato impegnato nelle ricerche di persone scomparse e persino nella salvaguardia dei beni culturali. Insomma, un gruppo che, stando al passo coi tempi, ha modificato se stesso venendo incontro a nuove esigenze. È diventata un supporto indispensabile alle istituzioni. E noi non abbiamo sempre detto che noi siamo volontari, arriviamo sempre dopo e continuiamo a volerla pensare così. D'altra parte le istituzioni sono sempre più in difficoltà con il personale, con le risorse, eccetera. E per cui l'apporto di un volontariato organizzato è fondamentale. E proprio il concetto di formazione rende congruo il numero dei volontari, i quali appunto devono poter affrontare i compiti vari loro affidati, garantendo sempre un impegno all'altezza di quanto viene loro richiesto. Abbiamo visto, intervenendo nelle varie emergenze, quando ti trovi davanti persone di estrema buona volontà, ma che non sono formate, non sono preparate e non sono organizzate, povere diventano più di intralcio. Allora, siamo collegati adesso con la sala operativa della polizia locale, dove per noi c'è l'ispettore Lionello Schillani. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, dottor Bosazzi, a tutti i telespettatori. Allora, immagino che ricorderemo subito, diciamo, l'appuntamento di questo pomeriggio, credo alle 18, no? Con l'abbattimento della ciminiera di via Monte San Pantaleone, se non mi sbaglio, no? Sì, allora prima di arrivare a questo appuntamento vorrei dire che purtroppo c'è stato un incidente alle 12.30 circa in via Alfonso Valerio, abbastanza importante, coinvolto un mezzo attrezzi trasporti. Non ho notizie di feriti gravi, ma solo feriti lievi per fortuna, però al momento la via Alfonso Valerio è bloccata, quindi l'incidente alle 12.30 appena successo. Siamo sul posto in forza e con deviazioni in atto, quindi chi sale da via Fabio Severo non può proseguire per Alfonso Valerio, ma viene deviato o per via Cantù o per via Cologna. Chi scende viene fatto bypassare per l'università. È un bel con problema. Blocchi, insomma, rallentamenti. Scusi? È un bel problema, dico, perché la zona non è facile da dirimere. Sì.
No, no, ti dico, siamo sul posto, varie pattuglie stanno cercando appunto di fare delle deviazioni, già attivati polizia e carattrezzi, quindi speriamo in un breve lasso di tempo di riuscire ad aprire almeno una carreggiata, a fare un senso unico alternato e prima possibile di ripristinare la regolare viabilità. Però al momento questa zona è da evitare, chi deve transitare in zona se può naturalmente bypassare o scegliere strade alternative. Questo dico è successo 12:30, quindi è una notizia che mi premeva dare, diciamo, prima di tutto, che era più importante. Okay. Per quanto riguarda il resto degli appuntamenti, Boris, la mattinata trascorsa con interventi tutti, era un po' di traffico ma nulla di rilevante. Allora ricordo l'appuntamento, come ha detto lei, ore 18 circa, il lasso di tempo dovrebbe essere dalle 17:45-18:15, le strade che verranno chiuse, la via di Giarizia e la via Smidel, dove sono già presenti i divieti. Inoltre verrà chiusa la superstrada, quindi tutti i vincoli, tutte le rampe di accesso della GVT verso direzione Venezia, quindi Campi Elisi, via Svevo, via Valmaura, via Herrera, verranno chiuse alle 17:45 circa, quindi chi deve salire per la GVT dovrà prenderla da via Malaspina. Chi scende invece, l'ultima uscita valida è quella di via Caboto, non verrà chiusa completamente in discesa, ma verrà fatto un blocco per non mandare i mezzi pesanti verso il centro città di circa 10 minuti, un quarto d'ora, proprio nel momento dell'esplosione del stesso. Naturalmente tutti i varchi, tutta la zona sarà presidiata dal nostro personale stradale, personale ANAS, naturalmente, per eventuali problemi, che speriamo non dovrebbe esserci, dovrebbe tutto svolgersi regolarmente. Ricordo inoltre che ci saranno dei lavori anche questo pomeriggio in via Battisti, un restringimento in centro carreggiata per lavori di fognatura, quindi altezza 525 tra via Palestrina Sidias e via Zanetti Polonia, anche qui una via abbastanza principale trafficata. Sì. Saremo sul posto per monitorare la situazione e fare la viabilità. Questo dovrebbe essere dalle 13:30 alle 15:30 circa, quindi 2 ore di disagio anche qui. Altre cose particolari non ci sono, e se ne sono domande restituirei la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche lei a tutti i telespettatori. Allora, torniamo a parlare di trasporto pubblico, perché c'è una presa di posizione dei sindacati FILT CGL, FIT CISL, WIL Trasporti, FAISA CISL, UGL e USB, in seguito all'ulteriore fatto violento ai danni di una conducente del trasporto pubblico locale. I sindacati chiedono nuovamente con forza alle istituzioni competenti maggior sicurezza e controlli sia sui mezzi di trasporto che nei principali capolinea, cittadini e periferici, per garantire l'incolumità sia dell'utenza che dei lavoratori. Seppur i mezzi aziendali siano dotati di buoni standard di sicurezza con telecamere interne e paratie divisorie tra conducente e utenza, si chiede il pieno rispetto degli ultimi requisiti previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17 aprile di quest'anno, per evitare il ripetersi di situazioni come quella appunto capitata nei giorni scorsi a bordo della linea 20, con potenziali conseguenze ben più gravi, perché appunto non vi siano conseguenze ben più gravi di quelle verificatesi in questi giorni. Basta bugie e false promesse, è ora di avviare i cantieri, così il consigliere del Partito Democratico Francesco Russo nei confronti del sindaco di Piazza riguardo il progetto della piscina terapeutica e di quelle che Russo chiama le altre grandi incompiute della giunta comunale. Sono andato a controllare, ci sono due interviste del sindaco proprio a Tele4, una del 28 agosto 2021, quindi 3 anni fa oggi, una di un anno dopo, sempre ad agosto del 2022, e sostanzialmente diceva le stesse cose: stiamo partendo, il progetto è pronto, anzi nel 2021 c'erano addirittura due progetti, uno di una piscina terapeutica normale e una fatta dagli spagnoli in Porto Vecchio. Il consigliere del Partito Democratico Francesco Russo carica a testa bassa contro la giunta sul progetto della piscina terapeutica. L'enfasi odierna, anche frutto delle ultime novità a mezzo stampa, hanno spinto il consigliere del PD, che si rifà alle dichiarazioni del primo cittadino circa le intenzioni, i progetti, le tempistiche che riguardano la creazione della nuova e futura piscina. Io credo che sia il momento di smettere di dire sciocchezze, di promettere quello che tante cittadine e tanti cittadini stanno aspettando. Ci sono persone anziane, persone con traumi, persone disabili
che hanno bisogno di quella struttura e non possono essere presi in giro. Più in generale Russo parla di incompiute, citando il tram, i ponti sulle rive e i lavori alla ex fiera, pungolando in modo poco velato quella che a suo dire è la verve ormai sbiadita del sindaco. Peccato perché questa è una città di grandi potenzialità, ma se noi mettiamo in fila il tram che non parte da 8 anni, la piscina terapeutica, la fiera che è ferma, il canale che ancora con il suo ponte non decolla. E dispiace perché ho sempre pensato che anche in politica l'onestà possa essere un valore, e dispiace che una persona anziana con una lunga esperienza come Di Piazza oggi si arrampichi sugli specchi e racconti ai cittadini cose che ancora non succederanno. Ci dica quando la piscina sarà veramente cantierata e fino a quel momento lavori, perché quel progetto serve ai triestini. A stretto giro di posta la replica dell'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi. Secondo me Russo non meriterebbe neanche una risposta, nel senso che ormai è un'ossessione per lui parlare di questa giunta e parlare male di questa giunta. Da consigliere di opposizione io posso consigliarlo in maniera molto semplice, di proporre qualcosa di costruttivo di nuovo per questa città, a invece andare alla ricerca delle pulci all'interno di tanti milioni di lavori che il comune sta investendo, all'interno del Porto Vecchio, milioni di euro, nelle scuole, edilizia scolastica, milioni di euro che abbiamo presentato recentemente, lavori più piccoli che stiamo facendo. Poi cita delle opere che non sono incompiute. Sono delle opere che hanno avuto delle problematicità. Il tram, sappiamo tutti che siamo in un rapporto con Sfisa, il sindaco andrà a Roma e quindi non si tratta di cantieri incompiuti, si tratta di un cantiere finito che ha ulteriori problematiche che riguarda tutta la linea del tram e anche le vetture, quindi esulano completamente dagli appalti che abbiamo fatto. Per non parlare di Acquamarina, dove abbiamo un progetto di fattibilità, abbiamo le risorse della regione, abbiamo 10 milioni sul tavolo e stiamo andando avanti con la progettazione esecutiva. Quindi, caro consigliere Russo, invece di essere ossessionato continuamente sulla cabina via e sulle opere che ritieni compiute ma che non lo sono, proponi qualcosa di buono per la tua città. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi, per cui rimanete con noi. Entriamo in studio, la banda della colla colpisce ancora, è stato svaligiato un altro appartamento, questa volta nel rione di Ponziana, un bottino di oltre 2.000 euro e ora scoppia l'allarme furti in casa. Il furto è di matrice georgiana, così ci è stato detto, in quanto utilizzano una tecnica specifica che è la tecnica della colla. Quindi appongono la notte prima un sottilissimo strato di colla, diciamo sottile come un capello, quindi anche impercettibile all'occhio umano, sullo stipite della porta nella parte più in basso, così anche se qualche vicino passa o vede qualcosa, in quel modo proprio è impossibile notarlo. La banda della colla ha colpito ancora. Questa volta a farne le spese sono i proprietari di un appartamento nel rione di Ponziana, al civico 3 di via San Benedetto. La coppia di coniugi la notte passata era appena rientrata dalle ferie. Varcato l'ingresso dell'abitazione, l'amara sorpresa. L'appartamento era a soqquadro, gioielli d'oro per un valore di 2.000 euro spariti. Sul posto è intervenuta la squadra volante della questura, che dopo una prima ispezione ha constatato come le porte delle altre abitazioni fossero segnate con un leggerissimo strato di colla. Tornano la notte dopo e tutte le porte che trovano, perché ne segnano, non segnano solo una, cioè non vanno mirati solo da una persona, ma segnano tutte le porte del condominio. Quindi ritornano la notte dopo e le porte che trovano con questa colla ancora intatta li vanno a colpire. Significa che i proprietari non sono ancora rientrati in casa, quindi i ladri possono forzare l'ingresso sapendo che troveranno un appartamento ancora disabitato. Episodi come questo continuano a ripetersi a Trieste e gli investigatori ritengono che si possa trattare della stessa banda organizzata per questo tipo di furti. I ladri studiano anche le abitudini delle loro vittime e sanno chi vanno a colpire. Il caso più eclatante è proprio quello avvenuto in una casa nel rione di Scorcola nella notte fra sabato 17 e domenica 18 agosto. Fra gioielli e orologi Rolex, il bottino era stato di 40.000 euro. Continua l'emergenza migranti in Piazza Unità. Sentiamo in questo primo servizio, risentiamo l'opinione del sindaco di Piazza. Indecente. Ieri sono stato un'ora al telefono col questore, credo che hanno fatto un po' di pulizia, mi sembra. Adesso ogni mattina andremo là e li porteremo via.
e devono andare sul camposacco. Questo lo sfogo del sindaco Roberto Di Piazza riguardo la situazione di degrado in cui si ritrova Piazza della Libertà, che vede ogni giorno decine di migranti stazionare nell'area antistante della stazione ferroviaria, uno spazio che per molti turisti rappresenta la cartolina di Trieste. Il presidio delle forze dell'ordine continua, come pure gli interventi di pulizia quotidiana nella zona, ma il problema è sempre all'ordine del giorno. Di Piazza, ieri a colloquio col questore, intende essere costante nel suo monitoraggio dell'area, ricordando tuttavia come la città viva una situazione che anche in altri grossi centri urbani ormai è diventata prassi quotidiana. Però la verità è un'altra. Io ho girato in questi ultimi 2 anni l'Italia, se tu vai a Bologna, se una, addirittura con i materassi, sai che Bologna ha tutti gli archi, non ti dico Milano, non ti dico le altre città, è una vergogna. Mai stanco di ripeterlo, il primo cittadino insiste sulla soluzione delle ex caserme come hotspot per i migranti in arrivo. Ho detto 1000 volte, mettiamoli in una caserma, prendiamo una delle 160 caserme, è la 100ª volta che lo dico, mettiamoli dentro, no. Dobbiamo fare l'accoglienza diffusa, ecco i risultati. Sullo stesso argomento abbiamo sentito anche Gianfranco Schiavone, chiedo scusa, presidente di ICS. Gianfranco Schiavone, siamo tornati a vedere un po' la situazione di Piazza della Libertà, sono ancora tante le persone che non hanno una dimora. Sono le persone che prima stavano al Silos e adesso stanno lì, perché alla chiusura del Silos non è seguito un programma, è seguito il vuoto. Per cui la situazione è, per coloro che sono in transito è zero, cioè non c'è nessuna struttura disponibile e quindi coloro che appunto che sono, ricordo, quasi l'80% delle persone che non intendono rimanere a Trieste non trovano un appoggio da nessuna parte. Per quello che riguarda i richiedenti asilo c'è stato un piccolo miglioramento, perché il numero delle persone, dei richiedenti appunto in strada è inferiore, ma è un miglioramento modesto che si scontra col fatto che la soluzione proposta, e cioè l'ostello, dell'ostello scout, ex ostello scout a Prosecco, in realtà è rimasto quello di prima. La capienza è la metà della capienza annunciata, perché i lavori di adeguamento, soprattutto i lavori fognari, che è noto al comune che deve farli da 2 anni, non sono stati fatti. Quante persone sono effettivamente senza un tetto sulla testa in questo momento? Ovviamente il numero cambia ogni giorno a seconda che ci siano stati o meno dei trasferimenti. Abbiamo toccato punte quasi di 90 persone in strada. Attualmente sono circa la metà probabilmente. Domani si abbasseranno perché è annunciato un trasferimento. Poi risaliranno. Il quadro non è statico e alcune cose funzionano ma altre non funzionano. Cioè questo programma deve ancora, ripeto, deve ancora stabilizzarsi, ma deve partire da un presupposto senza il quale non si stabilizzerà mai, e cioè riconoscere la realtà, riconoscere che le persone esistono, che il mondo è questo, non sono le caserme in Friuli di cui si favoleggia, oppure non è il mondo altrove, è il mondo qui ed ora che la politica deve saper gestire, e se non lo sa gestire vuol dire che non lo sa fare. Zeno D'Agostino, ex presidente del Porto di Trieste e il nuovo presidente di Technital, società di ingegneria di Verona, sua città natale. No, vabbè, no, ho detto che nomino li faccio sicuramente. Zeno D'Agostino, ex presidente del Porto di Trieste che ha lasciato poco prima dell'estate, e il nuovo presidente di Technital, società di ingegneria di Verona, progettista di tante opere innovative e all'avanguardia per la difesa dell'ambiente. Infrastrutture realizzate in tutto il mondo, da aeroporti a nuovi sistemi energetici, ferrovie, opere di idraulica, banchine portuali, ma anche strade e autostrade. D'Agostino succede ad Alberto Scotti, ex amministratore delegato e poi presidente, che lascia dopo 38 anni di gestione. Scotti assume il ruolo di vicepresidente e accompagnerà l'inserimento di D'Agostino fino a quando sarà ritenuto necessario. Technital, che tra le varie opere ha progettato anche il MOSE per la difesa di Venezia, con Zeno D'Agostino, che ha vasta esperienza nazionale e internazionale, come riporta una nota della società, intende dare nuovo impulso al suo sviluppo nella continuità e in aderenza alle nuove esigenze del mercato dell'ingegneria. Grande soddisfazione, ha espresso lo stesso Zeno D'Agostino, contento di affrontare, ha detto, una nuova avventura professionale vicina a casa e alla mia famiglia. La situazione del pronto soccorso di Monfalcone è al centro dell'attenzione dei sindacati preoccupati per le violenze contro il personale e per il sovraffollamento, 2 problemi che forse hanno un'origine comune.
Non c'è pace per il pronto soccorso di Monfalcone. La scorsa settimana l'ennesimo episodio di aggressione verbale nei confronti del personale con tanto di porta sfondata. Più di recente, nella fattispecie domenica, la struttura è andata in tilt. Troppe le persone che vi si sono rivolte con tempi di attesa lunghissimi. Due tipi di episodi che secondo i sindacati sono in qualche modo figli del medesimo problema. Dove non c'è una risposta territoriale che risponda alle esigenze di salute dei cittadini, ecco che il cittadino si rivolge al pronto soccorso, non ha altre strade per trovare una risposta, una soluzione ai suoi problemi di salute, e questo ovviamente implica tutta l'organizzazione dei pronto soccorsi, che vede una pressione continua giornaliera e con tutte le conseguenze che questo comporta. La situazione è monitorata dai sindacati. FIALS e CGIL, ad esempio, forti di un sondaggio, riportano un clima di forte sofferenza all'interno della struttura, ma anche di altre strutture simili. Un dato appare incontrovertibile: l'affollamento e le aggressioni testimoniano quantomeno lo scarso appeal che esercitano quelli che un tempo si chiamavano CAP, quei centri di assistenza primaria mai del tutto decollati. Ovvio che la soluzione, applicabile non solo a Monfalcone, sia più spazi, più gente, e tuttavia Potocnik avverte. Sembra che ci sia la volontà e anche un finanziamento per allargare gli spazi attuali del pronto soccorso di Monfalcone in attesa di un riadattamento complessivo che è previsto, ma con un finanziamento maggiore e con dei lavori più importanti, ecco, diciamo. Questo riguarda anche Catinara, che in continua evoluzione ampliano gli spazi sempre con nuove stanze. Questo significa che riescono ad accogliere i pazienti, ma come si ampliano gli spazi bisognerebbe ampliare anche la dotazione organica, che di fatto rimane sempre la stessa. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, vi ricordo che l'appuntamento con il telegiornale della sera è alle 19.30 come sapete, ma vi ricordo anche che c'è Trieste in diretta come sempre a partire dalle 18. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci a più tardi.